Siamo in provincia di Pescara, lungo il fiume Tavo, discarica praticamente a cielo aperto, addirittura una intera auto con le gomme, in parte materiale anche bruciato. Insomma, pare non interessare nessuno, dalla vegetazione, vuol dire che c'è da molto tempo qui, come altri rifiuti, Eternit. Lungo queste stradine accade di tutto, lungo un sito che dovrebbe essere fortemente attenzionato dalle autorità in quanto sito nazionale di bonifiche fin dal 2004, poi è diventato sito regionale di bonifiche, lo stato è questo, evidentemente non c'è repressione, non c'è controllo e non c'è neanche intervento, l'abbandono dei rifiuti è diciamo, una competenza dei comuni ma anche la regione che dovrebbe fare qualcosa, guardate qui che macello.